Ciao ragazzi, prima di iniziare questo video volevo fare una piccola premessa. Ovviamente, come la maggior parte dei video che porto qui sul canale, prendo spunto da determinati articoli che trovo su internet, quindi in generale sul web, o da parte magari di alcuni suggerimenti che mi vengono dati. Per cui sono sempre abituato a citare da dove ho preso una determinata storia e proprio in riferimento a questo volevo citarvi un'applicazione da cui prendo spesso tantissime notizie. Si tratta dell'applicazione OneFootball. Questa applicazione è fantastica, ragazzi. Io prendo sempre spunto da lei. Ci sono tantissime cose di cui poter parlare. Innanzitutto è un'applicazione gratuita disponibile per dispositivi iOS ed Android. E ci permette quindi di avere sempre a disposizione notizie e novità calcistiche sul mondo del calcio. C'è la possibilità innanzitutto di scegliere una propria squadra del cuore, quindi avere tutte le notizie di questa squadra del cuore, cercare magari il calendario, le formazioni inserite durante la partita, i gol, i probabili trasferimenti e non solo, la possibilità quindi di vedere tutte le notizie di quei siti che fanno parte di OneFootball, quindi danno la possibilità a OneFootball di crescere sempre di più. Per cui ragazzi, se volete assolutamente essere sempre a conoscenza di qualsiasi notizia riguardante il mondo del calcio, magari riguardante la vostra squadra del cuore, mi raccomando, scaricate questa applicazione che è veramente fatta da Dio. E proprio tramite l'applicazione di OneFootball ho trovato un articolo che ho deciso di portarvi quest'oggi qui in Storia del Calcio. Si tratta di un articolo scritto pochissimi giorni fa da parte di Delinquenti del Pallone, che tra l'altro ve lo lascerò qui sotto in descrizione, la pagina la conoscete benissimo, la pagina di Facebook Delinquenti prestati al mondo del pallone. Sul loro sito delinquentidelpallone.com ho trovato questo bellissimo articolo riguardante un avvenimento particolare successo in Inghilterra pochissimi anni fa. Se conoscete il campionato inglese saprete benissimo che la rivalità storica tra il Tottenham e l'Arsenal, che sono due squadre di Londra, è da sempre fortissima e tuttora, ancora nei giorni nostri, possiamo sentirne l'odore. Ma nella stagione 2005-2006 ci fu un avvenimento che la vide ancora di più ingigantita. Nell'ultima giornata, infatti, si giocavano l'ultimo passaggio in zona Champions League sia l'Arsenal che il Tottenham. Un piazzamento che tra il quarto e il quinto posto aveva un valore più o meno di 10 milioni di euro. Per il Tottenham era la prima volta che lottavano per la Champions League, in una stagione condotta a suon di gol e di bellissimo gioco, e che poteva vantare in zona offensiva di una coppia d'attaccanti di primo ordine come Defoe e Robbie Keane, che quell'anno fecero davvero faville. A centrocampo però era il perno Edgar Davids, il mastino, che aveva preso per mano il centrocampo e insieme a lui il giovane Michael Carrick. Dicevamo, nell'ultima giornata il Tottenham si ritrova ad essere al quarto posto con un punto di vantaggio sui cugini allenati da Wenger. Nell'ultima giornata infatti il Tottenham affronterà un altro derby di Londra, stavolta contro il West Ham. Tutto fino a lì era filato liscio, almeno fino alla notte del 6 maggio, la notte prima della partita contro il West Ham. Mentre l'Arsenal doveva andare a giocare contro il Wigan, ormai praticamente salvo e senza ambizioni, per cui la vittoria del Tottenham contro il West Ham era necessaria. Ma appunto, cosa successe la notte del 6 maggio? Gli Spurs alloggiavano quella sera presso il Marriott Hotel in Canary Wharf, un hotel a 5 stelle. Durante la cena i camerieri del Marriott avevano promesso una varietà di pietanze per la squadra, perché appunto volevano soddisfare dei palati molto fini e volevano insomma fare bella figura. E molti di loro, ringraziando ovviamente, scelsero una appetitosa porzione di lasagne, ma mai, mai scelta fu più sbagliata. La notte si rivelò un inferno per l'intero team, che era quindi corso vittima di un'intossicazione alimentare. Probabilmente perché si sa, ragazzi, che le lasagne si mangiano in Italia, mica quelle schifezze in Inghilterra. Nessuno si reggeva in piedi. Nella notte tutto il team ormai era sulla tazza del water a vomitare qualsiasi cosa. Le lasagne, insomma, non risparmiarono nessuno. Pensate se un giorno Kevin Lasagna dovesse andare al Tottenham. Il colpo fu talmente forte da invogliare Daniel Levy, il presidente del Tottenham, a chiedere urgentemente il rinvio della partita contro il West Ham, che ricordiamo si sarebbe dovuta disputare il pomeriggio successivo. Ma Richard Scudamore, l'amministratore delegato della Premier League, rifiutò categoricamente, paventando addirittura una possibile detrazione di punti. La situazione quindi non era delle migliori neppure per le scelte che doveva
fare il povero allenatore del Tottenham, Jol. Cioè, parliamoci chiaro, doveva scegliere se far giocare una decina di giocatori che neanche si reggevano in piedi, sebbene fossero i giocatori più forti della squadra, o non presentarsi proprio in campo, perdendo quindi la possibilità matematica di poter prendere il quarto posto, quindi il passaggio in Champions League, e ricavare quindi quei 10 milioni di euro che ballavano tra il quarto e il quinto posto. L'unica soluzione quindi era quella di scendere in campo e giocarsela così come veniva. La partita sicuramente non fu semplice. L'Arsenal stava vincendo 4-2 in scioltezza, mentre per il Tottenham la cosa non era così semplice. Anzi, i giocatori appunto non si reggevano tanto bene in piedi. Si vedeva che in campo facevano molta fatica. E subito dopo 10 minuti il giocatore del West Ham, Fletcher, la mise dentro con una rasoiata potentissima da 30 metri. Il solito Defoe pareggiò incredibilmente i conti, ma con la vittoria dell'Arsenal dunque il pareggio non bastava. Quindi col Tottenham completamente riverso in avanti, all'ottantesimo minuto con una spettacolare manovra davvero del West Ham, Yossi Benayoun siglò il gol della vittoria. L'incubo si era avverato. Con quella sconfitta infatti il Tottenham era matematicamente fuori dalla Champions League. Addirittura la dirigenza del Tottenham sospettò che potesse esserci una cospirazione, spingendo la polizia ad indagare sullo staff dell'albergo, che magari poteva essere in combutta con la truppa di Wenger. Ma la polizia dichiarò che il fatto non sussiste. Quel pomeriggio del 2006 per i giocatori del Tottenham resterà per sempre impresso e scolpito nella mente. Non solamente per la partita, ma anche per le provocazioni da parte dei fans del West Ham che lanciarono rotoli di carta igienica verso appunto i giocatori intossicati, poverini, degli Spurs, con cori addirittura inneggianti alle feci. Insomma, una vera e propria giornata di merda. Perché sì, ragazzi, tra vomito e diarrea non è stata sicuramente una grandissima giornata per i poveri giocatori del Tottenham. Si dice che 4 anni dopo, quando finalmente gli Spurs riuscirono ad accedere alla Champions League, il giorno prima evitarono categoricamente il soggiorno al Marriott. Perché sì, il ricordo di quella maledetta lasagna era ancora troppo forte.